in collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Cari telespettatori, ben trovati a Forum Imprese. Oggi parliamo di impresa e lo facciamo in compagnia della dottoressa Fulvia Bacchi, direttore generale di UNICI, Unione delle Concerie Italiane, e anche amministratore delegato di Linea Pelle. Abbiamo poi il piacere di ospitare Carolina Giannessi, amministratore di Centurion Welfare, e Alessandro Rabassi, inventore e produttore di Rabax, che poi ci spiegherà esattamente che cos'è. Allora, prima di tutto chiedo alla dottoressa Fulvia Bacchi, recentemente, parliamo del 21 e del 22 ottobre, quindi dei giorni scorsi, è stata a Milano una fiera importante che è Apriti Moda. Ecco, di che cosa si tratta esattamente? Apriti Moda è un progetto lanciato da una giornalista, Cinzia Sasso, che ha avuto la brillante idea di far conoscere alla moda raccontando quello che c'è dietro al mondo della moda. Quindi sono più di 4-5 anni che in occasione di queste due giornate vengono aperti gli showroom, le fabbriche dove si crea la moda. Quindi tutti quegli aspetti importanti che la gente non conosce perché conosce soltanto quello che si vede nelle vetrine. Noi partecipiamo ormai da 4 anni a questo evento e apriamo i nostri spazi per raccontare il nostro mondo, che è il mondo della pelle, un mondo importante, come ho già avuto modo di dire molte volte, perché il nostro è un settore strategico nell'ambito dell'industria manifatturiera italiana, è un settore a monte di quelle che poi sono l'industria della calzatura e della pelletteria. E non c'è bisogno di dire quanto siano importanti per l'Italia questi due settori e come diano lustro alla moda, al nostro mondo e al Made in Italy. Certamente. Ecco, Carolina Giannessi invece, amministratrice di Centurion Welfare. Che cos'è Centurion Welfare? La Centurion Welfare è sostanzialmente un portale tramite cui, insomma, un team dei nostri professionisti forniamo alle aziende tutto il supporto per quello che riguarda il welfare aziendale, appunto, quindi i vari benefits di cui i dipendenti delle aziende possono usufruire e sfruttare. Quindi tramite questo nostro portale e tramite la consulenza dei nostri professionisti forniamo, appunto, diverse tipologie di benefits e tutto quello che riguarda il mondo del welfare aziendale. Per esempio la parte dei rimborsi, che possono essere rimborsi per spese mediche piuttosto che per l'iscrizione alla scuola, dall'asilo nido fino anche ai master universitari. O senza, diciamo, rimanere necessariamente in modo dei rimborsi, abbiamo anche attività per il tempo libero che possono sfruttare i dipendenti, come ad esempio abbonamenti a palestre, giornate incentivi benessere o cose di questo tipo, buoni abbonamenti per diverse, insomma, aziende o acquisti di altre necessità che possono avere. Benissimo. Alessandro Rabassi, noi abbiamo già avuto ospite qua con molto piacere la mamma, la tua mamma, che è la prima maître chocolatier donna nel mondo. Sì, esatto. Quindi tu hai una famiglia con una bella tradizione alle spalle. Dove siete in Toscana esattamente? Allora, noi siamo in Toscana, in provincia di Pisa, praticamente, quindi ci troviamo vicino a Ponte d'Era, nel paese di Capannoli, esattamente, sì. Siamo lì. E diciamo, mia mamma è stata, come hai detto te, la prima donna al mondo a diventare maître chocolatier e, diciamo, questa passione sia con il cioccolato che con il cacao mi ha un po' contaminato nella mia vita e quindi mi ha fatto sì che io mi avvicinassi un po' al mondo delle spezie, infatti. È quella cosa di cui parleremo ora,
di Rabax, questo drink che io ho inventato, che praticamente è una bevanda alcolica aromatizzata a base di vino, questo è il suo nome da disciplinare, è praticamente una bevanda che io, essendo appassionato di storia, ho ripreso due ricette, una del X secolo italiana e una del XIII secolo francese. Quella italiana era un pochino più complessa. Io ho fatto un mix di queste spezie e praticamente ho messo in infusione in questo vino, in questa bevanda, queste spezie, seguendo questa ricetta, e ho speso 6 anni per trovare il giusto bilanciamento tra una ricetta e l'altra, e alla fine è uscito fuori questo prodotto unico, questo drink che non c'era, perché ha un gusto molto particolare e diverso, utilizzando diverse spezie segrete, ovviamente che non posso dire, ma tutte, diciamo, di comune uso a tutti, ecco, essendo due ricette molto antiche e trovando un mix tra le due. Bene, fa piacere, no? Sentire i giovani che inventano, che creano. Ma a proposito di giovani, nel mondo della pelletteria, ritrovare, diciamo, quindi cercare e trovare poi quelle figure che sono importanti e essenziali per lavorare la pelle, è complicato oggi come oggi? Direi che oggi rappresenta uno dei principali problemi che abbiamo. Abbiamo bisogno che nel nostro mondo entrino sempre più giovani e questo è assolutamente difficile. È difficile, primo, perché il nostro rimane un mondo poco conosciuto e di conseguenza poco attrattivo. Rimane difficile perché soprattutto da parte delle famiglie oggi lavorare, diciamo, avere una professione di carattere tecnico può sembrare poco attraente, poco adatta ai giovani d'oggi, quando invece ci sarebbe veramente un grande bisogno di competenze tecniche per tutti quei settori del Made in Italy che oggi hanno il nostro stesso problema. E quindi bisogna portare avanti delle iniziative che ci aiutino a far capire sia alle famiglie ma soprattutto alla scuola, perché poi i ragazzi hanno bisogno di essere guidati e indirizzati dalla scuola, quali sono le opportunità di lavoro che un settore come il nostro offre. Sono davvero tantissime, perché si spazia dagli aspetti tecnici, quindi periti chimici, ma anche si arriva ai biologi. Oggi per esempio ci sono tantissime nuove professioni affascinanti legate al tema della sostenibilità che secondo me sono molto interessanti per i giovani. Ecco, e in quest'ottica nasce Tanning Orientering. Sì, questo è uno dei tanti progetti che portiamo avanti. È un progetto che ci vede, diciamo, legati al mondo della scuola, perché è importante raccontare ai ragazzi qual è il nostro mondo. Ma è altrettanto importante raccontarlo ai docenti, che ci devono aiutare i ragazzi verso l'orientamento più adatto a loro e alle possibilità anche di sviluppo di carriera, perché il nostro è un lavoro che davvero offre molte possibilità anche dal punto di vista economico. Ma Tanning Orientering è in Toscana o? No, in realtà lavoriamo in tutti e tre i distretti, i distretti conciari sono sostanzialmente tre, in Veneto, in Toscana e in Campania. Noi cerchiamo di lavorare in tutti e tre i distretti, questo in particolare è legato alla Toscana, perché forse la Toscana, diciamo, ha più problemi, perché le aziende sono più piccole rispetto a quelle, per esempio, del distretto Veneto, e quindi possono sembrare ancora meno attrattive rispetto ai grandi gruppi conciari, e quindi ci siamo focalizzati su questo particolare territorio. Però c'è anche un problema demografico, perché mancano i giovani. Sì, il calo demografico cominciamo a vederlo sul serio. Ecco, Carolina Giannessi, se tra i telespettatori ci fosse qualche azienda interessata a parlare con Centurion Welfare, cosa deve fare? Può trovare tutte le informazioni riguardo al nostro portale, a tutte le consulenze che diamo sul nostro sito, che vedete anche qua adesso nell'immagine, appunto, in sovraimpressione, centurionwelfare.com, oppure sulle nostre pagine Instagram e sui social e LinkedIn anche. Lì possiamo darvi tutte le informazioni necessarie per qualsiasi, insomma, domanda o richiesta. Ecco, Alessandro Rabassi, come vi state muovendo per commercializzare il prodotto?
Allora, questa è una bella sfida, è una bella domanda. Essendo un prodotto che non c'era, quindi un gusto che non c'era, la difficoltà è proprio far provare, quindi ci stiamo muovendo con delle iniziative che vengono fatte in vari locali, diciamo più o meno famosi di varie zone d'Italia, facciamo fare delle serate a tema dove viene fatto provare questo prodotto e quindi la gente apprezza e conosce anche un nuovo gusto, passando anche per eventi culturali tipo rievocazioni, ricostruzioni storiche, perché è molto importante, perché questo prodotto, il Rabax, è un prodotto che deriva da, come dicevo, un vino medievale, quindi un prodotto antico del X o XIII secolo. Quindi sì, le persone che frequentano e vanno a manifestazioni storico-culturali, ma anche nei musei viene prodotto e venduto e fatto assaggiare per richiamare, avere quello che era un sapore antico, però con una beva moderna e quindi con un gusto che è intrigante, avendo un tannino abbastanza accentuato, ma allo stesso tempo la frutta, allo stesso tempo dolce, quindi è perfetto come aperitivo, quindi, ma anche come dopo pasto, oppure con dei formaggi, con dei biscotti a pasta di mandorle, quindi è polivalente, come non ha un vero e proprio settore, aperitivo o fine pasto, sono entrambe le sue due funzioni. Io che l'ho assaggiato lo confermo, lo unite anche al cioccolato prodotto sì, dalla famiglia? Può essere anche abbinato al cioccolato prodotto dalla famiglia, questo sì ovviamente, perché come tutti i prodotti diciamo che hanno una speziatura, hanno qualcosa di legnoso al suo interno, quindi io penso anche a un rum, a un whisky, si veramente avvicina bene a quello che è il mondo del cioccolato, quindi il mondo del cioccolato vive in purezza, ma vive anche in quelli che sono i sinonimi, gli abbinamenti, quindi ecco, fare un abbinamento è la parte giocosa e migliore diciamo di ogni cena, ecco. Certamente. Bene, adesso diamo spazio alla pubblicità, ci vediamo subito dopo. Cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Siamo in compagnia della dottoressa Fulvia Bacchi e con lei stasera abbiamo già parlato di pelle. Ecco, ma c'è una cosa particolare che sarebbe bello spiegare ai telespettatori e raccontare. Come da degli scavi abbiamo scoperto la storia dell'antica conceria. Sì. Il nostro è un settore che risale alla preistoria. L'uomo ha scoperto la concia per caso, l'uomo preistorico, cacciatore, ha scoperto che le pelli, trattate in un certo modo, diventavano imputrescibili. E questo ci permette di sottolineare ancora una volta come il nostro è un prodotto che nasce da un materiale di scarto, dall'industria della carne, dalla macellazione. E quindi ribadisco un concetto che per molti ancora è difficile da assimilare: non si uccidono gli animali per fare borse e scarpe, ma si recupera un sottoprodotto della macellazione. Finché mangeremo carne ci saranno questi scarti e non sapremo come utilizzarli. Oggi c'è un grande impegno per scoprire nuovi tessuti, nuovi materiali, quando di fatto c'è già un materiale. E la concia ha lasciato delle testimonianze antiche molto importanti. Recentemente abbiamo finanziato il restauro all'interno degli scavi di Pompei di una conceria romana. I romani per la concia erano molto forti, era un'arte che però veniva anche da altre civiltà. E quindi abbiamo pensato attraverso la conceria di Pompei di valorizzare il nostro settore, che non è soltanto un settore economico ma è anche un settore che si avvicina all'arte e alla storia. E oggi stiamo cercando di capire se riusciamo a valorizzare vicino a Noto un sentiero composto tutto da concerie medievali arabe che sono state abbandonate, ma che sono di una bellezza unica e che raccontano appunto una storia che per il nostro paese è importante. Se oggi l'Italia ha i vertici mondiali per la produzione di pelle, lo deve sicuramente alla sua storia, alle sue tradizioni.
E abbiamo un sud meraviglioso, e andrebbe forse valorizzato di più, e voi lo state, come dire, facendo. Stiamo cercando, sì. Carolina Giannesi, il portale di Centurion Welfare è un portale facilmente fruibile, flessibile? Assolutamente sì, una delle sue caratteristiche principali è proprio questa facilità nella fruibilità, sia per il dipendente, che quindi può accedere alla sua area personale e sostanzialmente vedere tutti i benefit di cui ha diritto e che può facilmente scegliere, come possono essere appunto, come dicevo prima, il buono per l'acquisto di scarpe piuttosto che per il carburante o magari la spesa, oppure rimborsi di spese mediche o cose di questo tipo, per cui basta che carichi il documento sul portale e poi viene approvato sostanzialmente il rimborso, sia che per l'azienda comunque, che anche la tua azienda può accedere e osservare insomma tutta la situazione a livello di welfare aziendale per tutti i suoi dipendenti e fare le proprie valutazioni, sempre con il supporto dei nostri consulenti, dei nostri tecnici che sono sempre lì disponibili per qualsiasi cosa. Però insomma devo dire che è un portale che funziona molto bene proprio a livello tecnico e di facilità di accesso per chiunque. Ecco, ricordiamo ai telespettatori che recentemente, nel 2023, sono stati variati gli importi dei fringe benefit a favore dei dipendenti. Per la generalità dei dipendenti l'importo rimane di 258,33, ma per quei lavoratori con figli a carico l'importo quest'anno è svettato a 3.000 euro. Naturalmente tutti gli studi di consulenza del lavoro di qui alla fine dell'anno procederanno con i relativi conguagli. Ecco, Alessandro Rabassi, parliamo di questo nuovo prodotto che si chiama Rabax. Avete visto qualche cosa di particolare? Piace più ai giovani o alle persone anziane? Ma indubbiamente piace un po' a tutti. Tutte le persone che assaggiano questo prodotto, cioè che ovviamente qualcuno che non piace, ma ai più piace, perché questo gusto particolare, questo drink, questo gusto che non c'era. Mi ricollego a quello che diceva prima la dottoressa sulla concia e tutto, mi piace perché alcuni dei vini antichi, medievali, proprio nella fattispecie, venivano chiamati vini conciati. E quindi c'è proprio questo connubio, perché veniva fatta una concia con le spezie. E diciamo che il prodotto che io ho inventato, Rabax, che prende origine da questi vini speziati, questi vini antichi medievali, essendo una cosa un ex novo, perché come dicevo prima non ho seguito una ricetta ben precisa, ma ho messo 6 anni per trovare il giusto bilanciamento tra le spezie. Immaginiamo una spezia, faccio un esempio, la cannella intera, frantumata e in polvere, ogni singolo dà un gusto diverso, quindi praticamente bisogna trovare il giusto connubio per poter poi arrivare a questo gusto di questo prodotto unico, che per ora diciamo è unico proprio nel come è fatto, con questa tra virgolette mix di spezie, uno francese, uno italiano, XIII e X secolo. E per tornare alla sua domanda, piace sì a entrambi, piace molto alle ragazze, alle donne, al pubblico femminile, perché è leggermente dolce, ma anche quella parte tannica, piace anche a chi sempre ha preso un aperitivo amaro, di base amara, perché ritrova un po' l'amarezza del tannino, ma allo stesso tempo questo dolcino che torna fuori e alcune spezie che sono dentro che fanno un po' salivare. Quindi questo prodotto è un prodotto sicuramente da provare, ecco, quindi questo diciamo. Certo. Le tendenze di moda della conceria, della pelle, quali sono? Per l'anno che verrà, l'anno 2024. Allora, noi stiamo preparando adesso i trend moda che poi presenteremo alla prossima edizione della nostra fiera a febbraio. Sicuramente questo momento non è un momento felice, sereno, e quindi questo si ripercuote anche nelle tendenze della moda. Quindi ci si aspetta, perché poi è chiaro che ogni azienda lancia i suoi prodotti, ma nella generalità dei casi si pensa a dei colori molto rassicuranti, dei colori che diano il senso della calma, della tranquillità, molto legati al mondo della natura, quindi verdi, l'azzurro del cielo. E quindi anche i tessuti, le pelli devono trasmettere questo senso di comfort, diciamo. Quindi si va verso dei materiali che al tatto risultano molto morbidi,
pochi eccessi, poche stampe, ma molta naturalità. E credo che la maggior parte delle aziende si focalizzerà su questi temi. E quindi diciamo che ogni sei mesi la conceria deve programmare quello che sarà la moda dell'anno successivo. Noi lavoriamo con un anno di anticipo, quindi i trend di adesso però saranno trasformati in prodotti e li vedremo nelle vetrine nella primavera del 20, del 25. Ah, del 25 addirittura. Esatto. E la guerra come influisce sul nostro settore in questo momento? Ma la guerra sta influendo tantissimo, al di là degli aspetti, diciamo, sociali, c'è una diminuzione molto importante negli acquisti, perché la gente preferisce in questo momento evitare acquisti legati a questo mondo, quindi a borse, scarpe, concentrarsi su altre tipologie. Viene a mancare il turismo da certi paesi, quindi anche questo influisce, perché oggi cioè, dall'estero si arrivavano i compratori e quindi era più facile. È un momento molto difficile, è una crisi che è iniziata già dall'inizio di quest'anno e francamente non si vedono all'orizzonte degli scenari più positivi, anzi le nostre preoccupazioni sia che questo momento così difficile per l'economia durerà per tutto il 2024, almeno, se non succede niente di diverso. Perché sì, sì, ogni momento è un'emozione, purtroppo. Carolina Giannessi, ricordiamo ai telespettatori il sito di Centurion Welfare? Sì, assolutamente, potete trovare tutte le informazioni e i contatti per qualsiasi richiesta o domanda sul sito www.centurionwelfare.com oppure anche sui nostri canali social, in particolare Instagram e LinkedIn. Alessandro Rabassi, progetti per il futuro per il Rabax? Allora, progetti per il futuro, ho avuto delle richieste oltreoceano, quindi Stati Uniti, perché là si beve molto un prodotto simile, molto diverso, ma simile, proprio molto più conviviale. E anche dal nord Europa sto avendo delle, specialmente dall'Irlanda, sto avendo delle richieste ultimamente. Quindi diciamo per le persone che ci seguono da casa possono trovarmi su, anche me sui siti che io ho, su Instagram, Rabax Drink. Presto faremo un nostro sito. Diciamo che per ora il progetto futuro è lo sviluppo di una rete commerciale, magari Italia, quindi con distributori che distribuiscono a ristoranti, bar, quello che è. E nell'immediato anche importatori che importeranno poi il prodotto che è made in Italy, fatto tutto in Italia, fuori dai confini nazionali, perché questo proprio, come dicevo, è un gusto molto trasversale, insomma, da provare. Bene, quindi hai lavorato quanto tempo sulle spezie per arrivare al gusto desiderato? Ho lavorato sei anni, diciamo 2015-2016 ho iniziato, più o meno, sì, ho iniziato proprio comprando le varietà più disparate di vini, mi ricordo andavo nei supermercati, compravo un litro e mezzo di vino Sicilia, un litro e mezzo di vino Puglia, un litro e mezzo Toscana, e poi arrivavo a casa, mettevo tutto in un pentolone, mettevo le spezie, aspettavo un mese, facevo tre pentole, aspettavo un mese, mi ricordo ancora, poi andavo a assaggiare e buttavo via tutto perché, tra virgolette, avvelenavo tutti i miei amici. Però in realtà alla fine ho scoperto come, quindi sbagliando si impara, come riuscire a bilanciare questo prodotto, quali spezie togliere, quali spezie aggiungere, e alla fine filtrando il tutto, mi ricordo all'inizio con i canovacci, poi ho scoperto che esistevano i filtri di carta, poi alla fine ho trovato la quadra, ho trovato il modo di fare questo prodotto. Benissimo, io ringrazio tutti gli ospiti di stasera, Fulvia Bacchi, Carolina Giannessi, Alessandro Rabassi. Saluto tutti i telespettatori e ricordo che i video di queste trasmissioni possono essere rivisti sul sito www.centurionperol.com. Grazie e buona serata. Grazie. In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing a servizio della tua azienda.